Ma intanto la transizione ecologica, come tutte le trasformazioni, se è reale, ha sicuramente un impatto sull'esistente. Questo vuol dire avere anche un costo che può ricadere in maniera, diciamo così, imprevista se non governata. Quindi la transizione ecologica, credo che la consapevolezza che abbia un impatto che possa generare se stessa disuguaglianza è il primo passo per poterle governare, per gestirle. Questa visione integrata che anche il volume di oggi ci propone, cioè della sua lettura territoriale e delle sue ricadute sul territorio, mi sembra una chiave molto interessante da sviluppare. Ci sono alcuni settori che beneficeranno, alcuni territori che beneficeranno di questa transizione, altri che pagheranno un prezzo. Il compito, diciamo, della politica è tenere insieme i forti e i deboli e creare un avanzamento complessivo in questa che è comunque una fase positiva e senza ritorno.